Da parecchi anni, avevo 13 anni, 13, ne ho 75, per cui passati tanti anni, tanti. E ho iniziato perché mio padre faceva questa attività. Ho cominciato a 12, 13 anni, piano piano così. E poi man mano magari ho potuto capire tutti i segreti del mestiere, perché non è un mestiere questo, questa è un'arte. Per cui e man mano poi magari cominciato con la bicicletta, poi con la lambretta, la macchina, insomma, e via di seguito. E sono stato da tante parti. E giustamente poi con gli anni che passano poi ti fermi e questo mi sono fermato qua, però è da 40 anni che sto qua, il pomeriggio. E la mattina magari no, così andavo nei paesi. È un'attività che dipende uno con passione. Se non prende con passione non riuscirai mai. Molti non si mettono perché si va a sperdere questo. Però ci vuole passione e capacità. Cioè tante cose dipendono da noi. Perché questa è una cosa, come si dice, si nasce e si diventa. L'ambiente crea l'uomo. Man mano uno che cresce poi comincia a capire forse magari che prima non riusciva ad attenderli. Allora era diverso, c'era più afflusso, più gente, più lavoro, come tutti i mestieri. E gente semplice, così magari nella semplicità magari io facevo, lavoravo qualsiasi cosa, coltelli, forbici, disco della frettatrice e via di seguito. Quando io lavoravo con la macchina o con la bicicletta, si fermavano ogni tanto dei turisti, ma io non so chi era, che fossero questi, e mi facevano delle foto, che poi queste foto io non ho mai saputo dove andavano a finire, però magari gente, cioè, tedesca, inglesi, anche italiani, mi facevano delle foto e via di seguito. Mio padre così con la ruota andava, passare tanti anni. Una cosa c'è che non è facile, non è facile perché ci stanno tanti segreti. Un esempio, quando io ho affilato, no, giusto? Magari si mettono in questo modo, rientra tutto nella norma. Ma c'è un piccolo segreto molto fondamentale, questo. Questo è importante, perché quando io prendo un coltello, se faccio così, non ho la stabilità. In questo modo ti accompagni, allora tu vai preciso. Una cosa che non tutti sanno attualmente. Sono piccole cose, segreti che sono belle, però purtroppo un giovane non con la nuova tecnologia, magari computer, cose, le scuole, allora magari non si mette, però se uno magari volesse potrebbe riuscire, che io un'età mi fermo qua, magari un giovane potrebbe riuscire se avendo questa passione, questa capacità e qualcuno che gli insegna, perché qualsiasi cosa e come devo dire, sono gli altri che ti insegnano la conoscenza. Io magari ho tanta conoscenza, come le arti marziali, a me piace tanto le arti marziali. L'ho trasmesso anche le mie tecniche di Kung Fu, Shaolin, e via dicendo. Ma più di tanto poi, magari con gli anni ti perdi, no? E rimane solo un ricordo di tutte le cose. La più grande ricchezza è la conoscenza. Dalla conoscenza si può applicare tante cose. Le arti marziali ti insegnano principalmente se parli per se stessi, per stare bene. È una difesa, il debole contro il forte. E non è alla portata di tutti. Bisogna avere molta pazienza e bisogna saper perdere per poter vincere.